Oggi sono state presentate una serie di iniziative per rendere più positivo il viaggio dei turisti cinesi qui in Italia, in particolare a Roma. Di che cosa si tratta? Fisicamente si tratta di un corner, che è questo che sta qui dietro, dove ci sono una serie di QR code attraverso i quali i passeggeri cinesi possono collegarsi alla nostra app, alle app, ai siti internet dell'ambasciata, attraverso i quali possono avere tutti gli aiuti necessari durante il loro soggiorno in Italia, aiuti di qualunque genere, dalle emergenze alle informazioni commerciali sulla città. Il punto è che è un percorso, è una parte di un percorso che è iniziato tantissimi anni fa. L'aeroporto di Fiumicino è l'aeroporto che in Europa è il più evoluto da un punto di vista di certificazione Welcome Chinese, cioè di accoglienza ai cinesi, al quale noi stiamo dando importanza tantissimo. I passeggeri cinesi, i turisti cinesi sono un segmento estremamente importante per l'Italia e per l'aeroporto di Roma, e per noi è fondamentale far sì che la parte del transito in aeroporto sia una parte integrante, piacevole e rilassante di un viaggio. Voi pensate, se vi è capitato di andare in Cina, quando si arriva e non si capisce niente di quello che è scritto, questo tipo di sensazione può generare uno stress. Ecco, noi per esempio scrivendo le informazioni in cinese, per esempio dando le app col wayfinding, cioè con le informazioni su dove si trovano tutti i vari servizi, cerchiamo di rendere questo tipo di sensazione, di affievolirla o addirittura di eliminarla. Visto il crescente aumento di traffico che c'è stato con i visitatori cinesi, vi confermate comunque la porta di Roma sul mondo? Assolutamente sì, la porta di Roma dalla Cina è la porta di Roma sul mondo, ma questo è un aeroporto che da un punto di vista di passeggeri e da un punto di vista di qualità è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e continua a crescere. È recente la valutazione dell'ACI, che è l'Airport Council International, che ci mette al primo posto da un punto di vista di qualità percepita dal passeggero per tutto il mondo occidentale, quindi Europa, Stati Uniti, Nord America e via dicendo. Quindi per noi è un onore, ma è anche un grande stimolo a continuare in questa direzione.